nei giorni più bui della chiusura, con la minaccia del contagio, c'è stato un grande assente nel dibattito pubblico, la nostra salute mentale ai tempi di Covid-19. Sì, perché lo stress estremo a cui siamo stati sottoposti, l'incertezza economica, le difficoltà a organizzarsi, lo stravolgimento delle abitudini, qualche effetto devono pure averlo avuto e continueranno ad averlo man mano che faticosamente ci abituiamo a convivere con il virus. Ne ha preso atto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, già da marzo, diffondendo alcune linee guida per contrastare l'ansia. Consigli molto semplici in realtà, come evitare di seguire gli aggiornamenti sull'epidemia se ci fanno stare male. La grande paura però è che il nuovo coronavirus possa avere un effetto diretto sulla nostra salute mentale. C'è infatti il timore che la mancanza di ossigeno, che è uno dei sintomi più gravi della Covid-19, possa in qualche modo, in certi casi, mettere in difficoltà alcune cellule nervose, o addirittura che il virus possa attaccarle direttamente. Il dubbio nasce anche per uno dei sintomi più sfuggenti della Covid-19, quella perdita di olfatto che riguarda molte persone. Di per sé non desta particolare preoccupazione, anche perché in genere è temporanea, ma perché si verifica? Forse è un segno di quell'eccessivo processo di infiammazione che è uno dei modi con cui a volte il nostro organismo cerca di contrastare il nuovo coronavirus e che però alla lunga finisce per mettere il nostro corpo in grave difficoltà? O piuttosto è possibile che il virus sia in grado di attaccare direttamente le cellule nervose responsabili dell'olfatto? E se lo fa, per caso, è anche in grado di raggiungere e attaccare le cellule del cervello? Ora, l'ipotesi che dei microbi possano avere un qualche effetto sulla nostra salute mentale non è nuova. È stata avanzata persino nel caso di condizioni molto serie come il Parkinson e l'Alzheimer. Si sospetta che dei microbi naturalmente presenti nel nostro intestino, attraverso sostanze da essi prodotte che vanno in giro per l'organismo, possano avere un ruolo nelle nostre probabilità di manifestare la depressione. Quindi il dubbio è capire se anche il nuovo coronavirus può avere un qualche effetto sulla salute mentale. Ed è un dubbio che naturalmente ci crea grande inquietudine. Però, gli studi che si stanno facendo per rispondere a questo quesito e che si faranno, forse ci aiuteranno comunque a stare meglio, perché ci faranno capire di più su come contrastare condizioni come anche la depressione, che forse non hanno mai ricevuto l'attenzione che meritano, visto l'enorme impatto che hanno sull'umanità.